Il tuo giornale anche oggi critica Salvini, però voi prendete anche molto le distanze dalla capitana della nave Sea-Watch. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Beppe sul fatto che Salvini sta esagerando, è persino un eufemismo, e trovo osceno che ancora quelle 40 persone siano sempre lì dentro la Sea-Watch, andavano fatte scendere subito, e questo è l'aspetto fondamentale. Dopodiché il mio giornale ha scritto, secondo me giustamente, che la verità non è così semplice da dividere tutto il mondo in bianchi e neri, giusto o sbagliato. Io onestamente, ragazzi, il poster in camera della capitana non ce lo metto. Io o capitano mio capitano, l'ho detto di Robbie Williams quando ho visto L'attimo fuggente. Francamente non la dico di questa Carola, anche perché se uno osserva la storia della Sea-Watch 3 e se uno osserva la storia di questa capitana, ha disatteso una quantità industriale di leggi, a partire dal fatto che nel 2017 non firmò il codice di autoregolamentazione che fu voluto da Minniti, non fu voluto da me, fu firmato da tutte le ONG o quasi tutte, tranne che dalla Sea-Watch. Sono entrati in acque libiche, se ne sono fregate della Guardia Costiera libica, sono entrati nelle acque italiane anche se non potevano, potevano andare in Tunisia, non ci sono andate, potevano andare a Malta, non ci sono andate. Perché? Perché la provocazione la fa sicuramente Salvini, ma la fanno sicuramente anche alcune ONG, compresa la signora Carola. Quindi io non ce l'ho questa mitologia. Il problema che io trovo in questa vicenda è che purtroppo sulla pelle di disperati autentici stanno facendo politica tanto il governo, a partire da Salvini, ma pure i 5 Stelle, che sta facendo la solita parte pessima dei pesci in barile, ma la stanno facendo anche alcune ONG. Quindi onestamente questa grande retorica della capitana che dovrebbe salvarci il mondo, che è della nuova icona della sinistra, io scendo dal treno perché ho altri miti. Questo mito di questa Carola non ce l'ho per niente. In qualsiasi altro paese nessuno avrebbe potuto fare quello che ha fatto questa qui. Se ci sono delle regole, o diciamo che le rispettiamo soltanto quando pare a noi, o le diciamo che vanno rispettate. E questo Allora, mi sembra un aspetto fondamentale. aspetta Che che. sia normale che una nave con equipaggio tedesco e bandiera olandese faccia quello che vuole, ci sta antipatico Salvini, ma le regole esistono.